Vivo ad Osaka, in Giappone, ed uso spesso la metro per andare al lavoro la mattina. Un giorno, mentre aspettavo il treno, ho notato un uomo senza tetto, in piedi in un angolo della stazione, mormorando a se stesso mentre le persone passavano. Teneva in mano una tazza e sembrava mendicare qualche spicciolo. Una donna in sovrappeso passò davanti il senza tetto e lo sentì distintivamente dire «maiale». «Wow, questo tizio insulta le persone e si aspetta che gli diano dei soldi». Poi un altro uomo d'affari gli passò davanti e l'altro mormorò «umano». «Umano? Non ho dubbi a riguardo. Ovviamente era un umano». Il giorno seguente arrivai in anticipo alla stazione della metro ed avevo un po' di tempo da perdere, perciò decisi di mettermi vicino al senza tetto ed ascoltare i suoi strani mormorii. Un uomo alto dall'aspetto emaciato gli passò di fronte e sentì il senza tetto mormorare «mucca, mucca». L'uomo era troppo magro per essere una mucca. Per me sembrava un tacchino o un pollo. Un minuto dopo all'incirca un uomo obeso passò e il senza tetto disse «patata, patata». Aveva avuto l'impressione che chiamasse tutte le persone grasse maiale. Quel giorno al lavoro non potevo smettere di pensare al senza tetto e al suo enigmatico comportamento. Continuai a tentare di trovare una qualche logica o schema su cosa stesse mormorando. Forse ha un qualche tipo di abilità psichica. In Giappone molte persone credono nella reincarnazione, quindi forse lui sa cos'erano queste persone durante una vita precedente. Osservai l'uomo molte volte ed iniziai a pensare che la mia teoria era giusta. Lo sentivo spesso definire le persone come coniglio, cipolla, pecora o anche pomodoro. Un giorno la curiosità ebbe la meglio su di me e decisi di chiedergli cosa stava succedendo. Mentre mi avvicinai a lui, egli mi guardò e disse «pane». Lasciai qualche soldo dentro la sua tazza e gli chiesi se aveva una qualche abilità psichica. L'uomo sorrise e disse «sì, in effetti, è un'abilità che ottenni molti anni fa. Non posso prevedere il futuro, leggere le menti o qualcosa del genere». «Quindi, cos'è la tua abilità?» chiese ansiosamente. «L'abilità è meramente quella di sapere l'ultima cosa che qualcuno ha mangiato», disse. Risi perché mi accorsi che aveva ragione. Aveva detto pane. L'ultima cosa che avevo mangiato per colazione quel giorno era un toast. Me ne andai scuotendo il capo. Di tutte le abilità psichiche che qualcuno potesse avere, quella doveva essere la più inutile. Se avete capito questa storia al primo tentativo, significa che siete stati molto attenti.